Sono molto abbattuto dall'ospedale. Non mi stupisce. Sentirsi dire che rimarrai cieco per sempre non deve essere un boccone facile da digerire. Ma per fortuna è un uomo molto forte. L'ha accettato. Ah, sarebbe assurdo che dopo aver partecipato a tante battaglie adesso si spaventasse come un fanciullo. Tutto il contrario. Si è lasciato alle spalle l'operazione e abbiamo ripreso a parlare delle nozze. Quindi vi sposerete presto? Pensiamo tra 2 settimane. Che gran notizia! Congratulazioni! Grazie. Era ora che ne arrivasse una bella. È proprio quel che ci voleva. Oggi stesso mi rimetto a cucire il vestito. Sarà il lavoro di sartoria più interrotto della storia. Meno male che non si fa pagare a ore, o sarebbe costato tutto il denaro del regno quell'abito. Con il permesso delle signore, vorrei informarmi sulla salute del colonnello Valverde. Il mio fidanzato si sta rimettendo. Vi ringrazio dell'interesse. Non sono molti i galantuomini della sua levatura oggigiorno. Vi prego di presentargli i miei ossequi. Con piacere, certo. Sono impaziente di rivederlo passeggiare per le strade. Arrivederci, signore. Arrivederci. Che uomo premuroso, eh? Sempre a preoccuparsi per tutto il quartiere. Si prende troppa confidenza, insomma. Chi si crede di essere? Mettersi a fare conversazione con noi, neanche fosse un gentiluomo. Sono d'accordo, per me non sa stare al suo posto. Un buongiorno a tutte, signore. A te? Spero che il colonnello stia bene, non ho avuto modo di chiedervelo. Le cose non sono andate come speravamo, ma vogliamo voltare pagina. Per questo stavo dicendo alle signore che celebreremo presto il nostro matrimonio. Che emozione! Le mie prime nozze nel quartiere. Le mie congratulazioni a entrambi. Grazie. Sapete quando tornerà Celia? Vorrei che partecipasse alle nozze tra 2 settimane. Credo che rientri in tempo. Siediti, ci sono churros in abbondanza. Sì, certo. Ma non così tanti. Grazie, ma ho delle commissioni da sbrigare. Vorrà dire che mi unirò a voi per la merenda. A dopo. A più tardi. Arrivederci. A dopo. Chissà dove se ne andrà così tutta sola. Madre, che cosa vi importa? Scusate. Non fate la pettegola. Ma che pettegola? Non dire sciocchezze.